Durante il periodo dell'evoluzione dell'uomo, il tempo è stato misurato dal viaggio dei nostri pianeti attraverso il buio dello spazio. Gli scienziati usano il nostro sistema solare e le vaste regioni fredde dell'universo come giganteschi orologi. Il tempo ha la qualità di essere evanescente e distante come il perimetro della nostra galassia. L'evaporazione in genere fornisce una spiegazione per coloro che si chiedono quale sia la vera natura del materiale del tempo stesso, e viene rivelata una parte del suo significato. Il tempo, dalla creazione ai giorni nostri, gira verso il passato quasi con la stessa forza con cui va verso il futuro e tutta l'eternità. Un giorno, l'uomo metterà una bilancia tra queste due grandi forze universali, il passato e il futuro. E allora l'uomo potrà fare il fantastico viaggio al centro del tempo.
Mr. Stanton Junior e Mr. Denning sono qui per una conferenza prioritaria. La vostra strada è stata preparata attraverso la volta del tempo. Denning, da quanto deve essere morto mio padre prima che tu lo seppellisca? Io non capisco. Sono o non sono il proprietario dell'industria Stanton? Ma naturalmente... Allora eliminiamo Junior. Sono il solo Stanton dell'industria Stanton. D'energia, computer, nastri, avanti. Sistema laser, avanti. Fotosensitiva, avanti. Selettore del tempo sul presente. Tenetevi pronti per la sincronizzazione del tempo. Controllo del sistema di trasporto del tempo perfettamente funzionante. Data 6868. Tempo 11 ore e 20 minuti. 5, 4, 3, 2, 1. Segnate. Segnato. Data 6868. Tempo 11 ore e 20 minuti. Il controllo del tempo va bene. La sincronizzazione del tempo 100. Sono pronto per il controllo dei sistemi base. Pronti. Accendete. Acceso. Tenetevi pronti per attivare lo stabilizzatore di immagini. Ricezione 100. Tutti i sistemi avanti. Posizione esatta del selettore del tempo. Tenetevi pronti, ci siamo. Va bene, ci vediamo l'altro ieri. Sto per collocare il selettore del tempo al minimo di 24 ore. Conto finale alla rovescia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5868. Tempo 11 ore e 20 minuti. Tenetevi pronti. Ehi, ha funzionato benissimo. Il trasporto del tempo è andato. Avanti. Avanti. Posizione esatta 100. Adesso collocherò il selettore del tempo sullo zero al minimo di 48 ore. Abbiamo bisogno di più energia di base. I sistemi di energia di base stanno tirando il massimo di potenza. In azione il laser di controllo. L'indicatore delle pulsazioni è al massimo. Anche il laser è al massimo. Per il trasporto del tempo, controllare le fotofrequenze. Mi dispiace, Mark, ma anche le fotofrequenze sono al massimo. Avete tutta l'energia esterna in arrivo nel laboratorio. Non posso dartene più. Aspetta un minuto. È in arrivo la riserva di energia interna. Siete con la riserva ausiliaria. I miei contatori mostrano una mancanza di energia. Doc, perché non cerchi di aprirlo per vedere cosa succede? Bene, ci proveremo. Mark, il selettore del tempo. Torna indietro. Possiamo anche chiudere. Mi dispiace. Non eravamo pronti per tutta quell'energia. Non è stata colpa tua, Marco. Ho preso su di me questo rischio. Zero al minimo di 24 ore. Sempre 24 ore. Ci arriviamo subito, Mark. Noi ci lavoriamo già da 2 anni. E non siamo andati ancora oltre le 24 ore. E questa è solo la fase A. Cosa sarà la fase B? Ricordi cosa diceva Edison? Conosciamo almeno 700 modi che non funzionano. Nessuna cosa di valore è ottenuta facilmente. Ci sono stati danni, Karen? Niente di serio. Gli interruttori hanno funzionato tutti. Bene. Mark? Qui si è bruciato qualcosa. Mi pare uno dei circuiti del selettore del tempo. Il risultato della nostra dimostrazione è molto chiaro.
Oh cielo, me ne ero proprio dimenticato. Beh, scommetto che Stanton Junior e il suo collaboratore che vogliono controllare e valutare i progetti di ricerca esistenti per determinare appropriazioni future non se ne sono dimenticati. Lui e il suo braccio destro saranno sicuramente qui da un momento all'altro. I dottori Manning, Gordon e White sono pregati di recarsi nella stanza delle conferenze. Sono arrivati Mr. Stanton e Mr. Denning. Che ne dici della mia intuizione? Niente male. Andiamo. I dottori Manning, Gordon e White sono pregati di recarsi nella stanza delle conferenze. Sono arrivati Mr. Stanton e Mr. Denning. Spero che riusciremo a tenere il mantenimento del laboratorio. Stanton ci chiederà sicuramente la dimostrazione. E speriamo che le riparazioni siano terminate per tempo. L'ingegner Metzen è pregato di presentarsi alle analisi dei sistemi. L'ingegner Metzen è pregato di presentarsi alle analisi dei sistemi. Non sei molto preoccupato, non è vero? Si dice in giro che a Stanton piacerebbe molto rovinare questo progetto. Perché? Pensavo fosse il progetto preferito di suo padre. Sì, è vero, Karen. Ma ho paura che il vecchio detto tale padre, tale figlio non si addica alla situazione. Secondo Denning, il giovane Stanton vuole trasformare i nostri sistemi foton e laser nello sviluppo di un'arma micidiale. Salve, dottor Gordon. Dottor Gordon? Dottor Gordon, lei conosce Mr. Stanton. È molto ansioso di sapere del vostro progetto. Mr. Stanton, Mr. Denning, i miei colleghi. Miss White, il dottor Manning. Gordon, Gordon, Gordon. Ah, sì. Il dottor Gordon, credo che mio padre le abbia garantito la più grande assegnazione di tutti i progetti di ricerca l'anno scorso. 14 milioni di dollari. Oh, per essere esatti... erano 13.794.522 dollari e 12 centesimi. Perché? Stiamo lavorando su un progetto completamente nuovo, Mr. Stanton, il che significa nuovi tipi di attrezzature, nuove tecniche, molta sperimentazione. Perché, dottor Gordon? Cosa rende il progetto così importante? Forse questo potrebbe interessarlo, Mr. Stanton. È questo che ha fatto iniziare il progetto al dottor Gordon. Sembra l'articolo di un vecchio giornale. Lo è? Posso? Beh, non tenga tutto per sé, Mr. Stanton. Mi faccia sentire. Washington, 27 novembre. È stato fatto un annuncio secondo il quale esiste una lente aerea che vede sia il passato che il presente. Questo particolare strumento riesce ad operare da un'altezza di circa 40.000 piedi nello spazio. La lente riflette le immagini in movimento della gente e degli oggetti non come sono al presente, ma come sono stati il giorno precedente. Ma non è possibile. Sviluppato dal Dipartimento della Difesa per ottenere informazioni sulle basi missilistiche a Cuba. Questa specie di occhio televisore raccoglie le riflessioni delle attività e delle cose avvenute tempo prima, riportandole a uno schermo d'osservazione. Per esempio, la lente potrebbe passare sopra un parcheggio vuoto per catturare le immagini del posto quando era pieno di macchine durante la giornata. Fotografate il passato. Sostanzialmente corretto. Non lo so. Fare fotografie ad un parcheggio per vedere com'era qualche giorno prima mi sembra il massimo dell'inutilità. Non vale di certo quasi 14 milioni di dollari. Inutile come coltivare dei germi su del pane ammuffito. Se preferisce. È probabilmente proprio ciò che dissero a Fleming prima che chiamasse quei germi penicillina. Guardi qui, Manning. Per favore. Perché adesso non ci mettiamo seduti e lasciamo che il dottor Gordon ci spieghi questo suo progetto che vale molti milioni di dollari? Ne sarei molto contento. I nostri esperimenti sono un'estensione di una delle parti fondamentali della teoria di relatività di Einstein, l'universo inclinato. Teorie, dottor Gordon, solo teorie. Prove, Mr. Stanton. Sappiamo che esiste una relazione ben definita e molto particolare tra il tempo e le tre dimensioni dello spazio. Perciò il tempo può essere considerato una quarta dimensione. Ho paura di non seguirla, dottore. Prenda questo opuscolo. Si può dire che esistono nello spazio tre dimensioni: la lunghezza, la larghezza e l'altezza. Naturalmente. Ma non è stato sempre così. Prima di ottenere questa forma, esisteva come carta, come polpa di legno. E in ogni momento può cambiare dimensioni. Così. Oh. Esiste ancora, ma la sua descrizione tridimensionale non è più valida.
tranne che in certe aree di tempo. Perciò il tempo è una quarta dimensione necessaria. Già. Infatti ogni oggetto, da questo opuscolo all'intero universo, esiste in ciò che gli scienziati chiamano il continuum spazio-tempo. Dottore, possiamo ritornare al contributo da lei dato a questo progetto, per favore? Certamente. Ha mai avuto successo con qualcuno dei suoi esperimenti? Sì, un successo parziale. Siamo riusciti a tornare indietro nel tempo di 24 ore. 24 ore. In altre parole, lei e Manning, avete tentato esperimenti scientifici già scartati prima? Niente affatto. Stiamo lavorando con un principio completamente differente. Sarebbe, dottor Manning? Invece del principio dei raggi infrarossi usato negli esperimenti precedenti, il nostro sistema è basato su un raggio laser. Un raggio laser? Fornisce una leggera amplificazione per mezzo di un'emissione stimolata di radiazione. Oh, capisco. È un raggio di luce coerente, di un solo colore, ed è estremamente selettivo. Non sparge la sua luce in modo usuale, i raggi sono paralleli. Un raggio laser è come una nota perfetta di un virtuoso del violino, mentre la luce ordinaria è come il rumore di una banda musicale scolastica. Ci potrebbe risparmiare questa predica lirico-scolastica e ritornare ai fatti? Non ho ancora capito quello che desiderate fare, scusate la mia ignoranza. Se va bene a voi, va bene anche per me. Signori, voi, dunque, pensate di poter dare un'occhiata ai vecchi tempi con questo vostro sistema a raggio laser? Sì, naturalmente il passato esiste ancora. Ah. Supponiamo che uno scienziato di un pianeta distante 50 anni luce da qui stesse osservando la Terra. In questo momento vedrebbe i raggi di luce che hanno lasciato la Terra 50 anni fa. Potrebbe benissimo vedere la Prima Guerra Mondiale. Infatti, questi raggi, in viaggio verso quel pianeta distante, possono contenere 50 anni di storia. È una buona idea. Più che idea, direi, Mr. Denning, è un fatto. E visto che lo spazio-tempo è un continuum, il presente è solo un punto che si muove costantemente lungo questo continuum. E certo, in questo modo, dottore, riesco a capirla perfino io. Teoricamente, con le nostre attrezzature, dovremmo essere in grado di entrare ovunque in questo continuum. Sarebbe come dire un viaggio al centro del tempo. Allora perché non siete riusciti ad andare oltre 24 ore? È una domanda alla quale non abbiamo ancora trovato risposta. Credo di aver capito che questo guardare il passato si riferisce alla fase A del progetto e che la fase B è veramente l'aspetto più importante. Proprio così. Vi spiacerebbe dirmi in cosa consiste la fase B? Guardare nel futuro. Guardare nel futuro. Nonostante ancora tutti i problemi che avete avuto per guardare il passato, pensate di poter riuscire in... Certamente. E su quali basi oserei chiedere? Siamo sulla soglia dei viaggi nello spazio, Mr. Stanton. Noi viaggiamo verso gli altri pianeti. I nostri strumenti esistenti sono tutt'altro che inadeguati. Strumenti esistenti, dottore? Gli strumenti che vengono usati nei jet, nei razzi, nelle navicelle spaziali, danno delle informazioni preventive sul futuro. Guardano nel futuro come se ci fossero, ma la loro capacità è misurata solo in secondi. Noi invece abbiamo bisogno di ore, giorni, persino settimane. Affascinante, dottor Gordon. Sinceramente affascinante. È tutto molto interessante, ma se mi consentite è anche molto, molto difficoltoso. Dottore, è pronto a dimostrarci di poter guardare nel futuro adesso? No, non ancora. Bene, signori, prenderò in considerazione la vostra richiesta di fondi, ma devo avvisarvi che se non dimostrerete qualcosa entro 24 ore sarò costretto a chiudere questo settore e a trasformarlo in sviluppo delle armi. Dottore, il giovane Stanton non assomiglia a suo padre. Non vuole investire denaro di famiglia in qualcosa che non aumenta. Allora perché non investe nelle tasse? Sono le uniche cose a crescere di sicuro. Non dovresti fargli da antagonista, Mark. È un pazzo scatenato. Sappiamo tutti che i barattoli vuoti sono quelli che fanno più rumore. Fortunatamente noi dipendiamo da questo barattolo. Mi domandavamo dove eri sparito. Ero andato a prendere un po' d'aria. Preoccuparsi non serve a niente. Credo di no. Una splendida serata. Guarda, le montagne sembrano addolcite al chiaro di luna.
Sì. Non te ne importa niente, non è vero? Di cosa? Di tutto questo. E che cosa vorresti? Una serenata? Una poesia? E perché no? D'accordo, farò il poeta. Che ne dici? Una donna di scienza di nome White poteva viaggiare più veloce della luce. Partì un giorno in un certo modo e ritornò la notte precedente. Sei pazzo. Lo sai. Tu sei... Sei abbastanza carina per essere una ragazza. Devo dire che anche tu non sei proprio impossibile. Questa sera c'è la luna piena. È uno scenario perfettamente romantico. Sarebbe una vergogna sprecarlo così. Che ne dici? Ti prego. Scommetto che oggi sarà molto interessante. Che cosa vuoi dire? Ieri sera è arrivato Stanton Junior e sarà qui per la prova odierna, sai. Scommetto 2-1 che il vecchio dottor Gordon sceglierà la fase B. Buongiorno, Dave. Susan. Buongiorno. Buongiorno, Mr. Danny. Sta bene stamattina? Beh, non posso esserne molto sicuro dopo aver preso quel temporale ieri sera. È qui oggi per fare il test. Sì, e non vedo l'ora. Dovrebbe essere molto interessante. Ne stavamo proprio parlando. È già arrivato Mr. Stanton? Sì, l'ho visto nella hall poco fa. Stava andando alla volta del tempo. E guarderà il test da lassù. Beh, non vi disturbo se io guardo da qui, vero? No, niente affatto. Il dottor Gordon ha detto di tenere pronti i monitor. Penso siano pronti per il conto alla rovescia. Beh, meglio che vada da loro. Ci vediamo dopo, signor Benny. Arrivederci, Dave. Cambierò il posizionamento, ma sono sicuro che i circuiti sono a posto. Bene. Resta lì un attimo, Dave. Stiamo facendo un controllo. Nessuna fretta. Ho tutto il tempo di questo mondo. Passato, presente e il futuro. Non preoccupatevi di niente. Farò subito un controllo del computer. Oh, a proposito, hanno sostituito i circuiti danneggiati ieri sera. Perciò tutto dovrebbe essere a posto. Spegnete lo stabilizzatore di immagini. L'ho spento. Tenetevi pronti. Posizione minima 1. Posizione minima 2. Buongiorno, dottor Gordon. Salve, Mr. Stanton. Posizione minima 3. Miss White, Manning. Stanton. Beh, spero proprio per voi che avrete qualcosa da farmi vedere stamattina. Fra un minuto, Mr. Stanton. Posizione minima 4. Io non sono contrario ad investire il denaro nella ricerca, se questo verrà ripagato. Stanton non ci ha messo molto a farsi capire. Posizione minima 5. Posizione minima 6. 7. Otto. 9. 10. Ecco fatto, tutti i circuiti controllati. Tenetevi pronti per i sistemi esterni. Controllo. Bene, allora che cosa stiamo aspettando? Fase B. Avanti, fase B. Sistemare il selettore del tempo e ricominciare il controllo del conto alla rovescia. 10. 9. 8. 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Segnate. Sincronizzazione del tempo 100. Sta a te, Doc. Portala via. Metterò il selettore del tempo allo zero al minimo di 24 ore. Sistemato il selettore di tempo. Tenetevi pronti ad attivare i circuiti del trasporto. Tenetevi pronti. Attenzione. Ho acceso. Gli indicatori del sistema di trasporto non vanno. Che cosa vi segnala? Negativo. Dovrò aumentare l'energia di base. Guarda l'indicatore del sovraccarico. La porterò soltanto alla massima capienza. Perdere marca. Possiamo provare soltanto un'altra cosa, accelerare il ciclo del raggio laser. Mark, non abbiamo mai portato l'attrezzatura a tale velocità. È un rischio, ma dobbiamo correrlo. Aspetti un attimo, Manning. Non ha nessuna autorità di prendere una decisione come questa. Il dottor Gordon è a capo di questo progetto. Potrebbe rovinare la consistenza del laser. E saremo licenziati. Ma se non facciamo controllare questo maledetto attrezzo, saremo licenziati lo stesso. Allora proveremo. Calma, basta così, Mark. Che cosa segnala? Non lo so. Posso accelerare, ma l'ago si è fermato in cima all'indicatore e non è possibile capire quale sia la nostra velocità. È meglio decelerare. No, aspetta. Potrebbero essere le equalizzazioni del trasporto di tempo. Potrebbero essere chiuse. Cerca di spostare in avanti il trasporto. Continua così. Verso l'alto. Continua. È finita, ho superato il massimo potenziale. Quanta distanza? Oh, 100.000 anni, forse di più, forse due volte di più. Persino quattro. Adesso riporterò indietro il trasporto. Il trasporto di tempo alle ore zero. Aspettate un attimo, voglio aprire completamente il ciclo foto. No, non farlo, Mark. Thank you.
zona del test, la centrale del tempo. Ehi, ma è fantastico! Guarda quella navicella spaziale gigante! Ma come? I circuiti di trasporto nel tempo sono completamente fusi. Il selettore di tempo. Cosa è segnalato, Mark? Cinque mila anni. No, non è possibile! Siamo nel futuro. Non può essere. Noi ne sappiamo quanto voi. Sembrava che il laboratorio fosse scomparso. Sì, ci teniamo pronti. Presto, per favore. Cosa è successo? Dov'è il laboratorio? Non lo so. Un momento fa tutto funzionava perfettamente. Il dottor Gordon, Mark e Karen erano nel laboratorio. C'è stata una tremenda scarica di energia. Mr. Stanton era lì quando è successo. Mr. Stanton? Beh, ma non puoi fare qualcosa, riportarli indietro. Sono in pericolo. Sarà meglio cercare di stabilire un contatto con loro, ovunque siano andati. Susan, il monitor ci dà qualche segnalazione del laboratorio? Negativo. Il monitor ha cercato di stabilire un contatto, ma ogni tentativo di comunicazione con il laboratorio è fallito. Apparentemente la loro unità risulta tagliata fuori. Questo significa che sono perduti, non è vero? Non necessariamente. Abbiamo ancora un segnale debole ma fisso dal loro sistema pulsazioni del raggio laser. Il monitor sta cercando di rintracciare il segnale. Rintracciarlo? Ma dove? In qualsiasi dimensione di tempo e di spazio in cui abbiano viaggiato. Vorresti dire che hanno viaggiato nel tempo. Ti seguo, ma ancora per poco. Conosci bene il continuum tempo-spazio? Sì, conosco bene la teoria. Molto bene, il laboratorio è ancora nella volta del tempo. Ma in qualche modo, questa volta sono stati trasportati nel pieno del continuum. Il monitor ha appena completato tutti i dati del test che si trovavano nel loro computer. Fra breve dovremmo sapere in quale direzione e a che distanza il laboratorio ha viaggiato. E poi cosa faremo? È un rischio, ma prima del sovraccarico i nostri sistemi e circuiti erano sincronizzati con quelli del laboratorio. La centrale è attrezzata per tenere il controllo completo del laboratorio in caso di emergenza, come ad esempio una mancanza di energia. Il monitor dice che la sincronizzazione del tempo era collocata per il fattore più in fase B. Hanno viaggiato nel futuro. Il futuro? Quale distanza? Non è possibile capire le coordinate esatte del tempo, ma secondo i raggi laser il laboratorio ha smesso di muoversi. Svelti, chiamate subito gli ingegneri. Voglio vedere tutti i progetti dei circuiti del trasporto del tempo nel laboratorio. Il sovraccarico ha bruciato alcuni circuiti vitali e apparentemente ne ha creati di nuovi. Nuovi che dovremo in un certo qual modo duplicare qui al controllo principale, se vogliamo sperare di riportarli indietro. Ci siamo riusciti. Il futuro. Una finestra, 5.000 anni nel futuro. Forse era meglio non farlo. Perché dici così? Perché è come se avessimo scoperto la fine del mondo. Non lo sappiamo. Vieni, c'è molto da fare. Dobbiamo prendere nota di tutto, registrare quali circuiti e quali nuove connessioni sono state fatte nel sistema di trasporto. Non so se quei circuiti siano abbastanza stabili da non bruciare. È meglio essere rapidi. A questa velocità il raggio esploderà fra poco tempo. Sapete una cosa? Sembra quasi che ci si possa entrare. Siamo al centro di una specie di guerra nucleare. Dottore, ci porti via di qui prima che ci uccidano. Questa non è una finestra sul futuro, è la realtà. La ruota del tempo ci ha trasportati. Una frazione di tempo. Abbiamo attraversato una parte del continuum tempo-spazio. Una cosa che passa ogni limite. Abbiamo percorso in pochi secondi 5.000 anni. Andiamo, potrebbe crollare tutto da un momento all'altro. Le segnalazioni, i nuovi circuiti. Mark, la porta! Non vi allarmate. Non vogliamo farvi del male. Abbiamo visto apparire dal nulla la vostra astronave. Per favore, venite con me. Un momento. Come facciamo a sapere che siete al sicuro? Non lo siete, ma se vi trovano qui fuori dalla nostra barriera sarete sicuramente distrutti. Dobbiamo sbrigarci, venite. Mi pare che non abbiamo altra scelta. Dove volete portarci? Alla camera di consiglio con la nostra astronave, dal dottor Vena.
Al dottor Vane interesserà molto farvi delle domande e voi potrete fare lo stesso. Il video dal laboratorio, ma non è abbastanza forte per una chiara ricezione sullo schermo del tempo. Vediamo cosa possiamo raccogliere sullo schermo. Monitor, parla il controllo centrale. Ho riprogrammato il selettore e i circuiti di trasporto nel nostro controllo principale. Utilizzerò il sistema a raggio laser come guida per raccogliere l'immagine video. Vi prego di tenervi pronti e di registrare tutte le fasi del vostro primo contatto. Susan, tieniti pronta ad attivare lo schermo del tempo. Sono pronta. Bene. Attivare lo schermo. Immagine attivata. Ricezione 100. Tutto a posto. Cerca di portare avanti lentamente il selettore di tempo. Posso chiederti che cosa speri di riuscire a fare con questo? Noi sappiamo che sono andati nel futuro. Mi sembra logico che se ci poniamo sull'ultima posizione del laboratorio e avanziamo lentamente, dovremo riuscire a catturare la loro immagine. Negativo, finora. Le volte cominciano a dissolversi. Insistete, insistete ancora. Provate a cambiare le coordinate del tempo. Ancora negativo. Ma non penso che... Aspetta, guarda. Funziona. Santo cielo. Dove saranno? Persi, se non ci sbrighiamo. Dobbiamo cercare di riportarli indietro prima che sia troppo tardi. Dave, ci stiamo allontanando. Non credo che sarà possibile stargli vicino. Basta quel tanto per riportarli indietro. Li stiamo perdendo. Ferma la sincronizzazione del tempo. Non posso, ci stiamo allontanando. Dobbiamo resistere, forse non avremo una seconda possibilità. Ma i circuiti non sono stabili. Fermarli è impossibile. Sono spariti. Li abbiamo persi. Insisti, Susan, li prenderemo di nuovo. Dobbiamo farlo. Adesso non sappiamo più dove sono. Io non so darle spiegazioni. Meno di un'ora fa eravamo nel mio laboratorio, nel nostro mondo. E adesso? Siete ancora nel vostro mondo, dottor Gordon. Siamo noi gli alieni, non voi. Alieni? Non capisco. La nostra è una nave di colonizzazione. Noi veniamo da un mondo morto oltre la vostra galassia. E cerchiamo un nuovo mondo con un ambiente simile a quello del nostro pianeta natio. Questa è sempre la Terra. Siamo nell'anno 6969. Cosa? Ma il vostro mondo sta morendo. Morendo? Vorrei potervi dire che le cause sono naturali. Ma ho paura che sia stata la pazzia stessa dell'uomo. Il vostro arrivo in questo momento è intempestivo. Sfortunatamente siete atterrati al centro di una guerra devastante. Una guerra che farà morire la Terra e distruggerà il genere umano. E come farete a sopravvivere su una Terra che sta morendo? Non sarà possibile. C'è solo morte attorno a noi. Non possiamo rimanere. Ma dove andrete allora? Dovremo ritornare sulle stelle. Su un altro sistema dove esistono mondi simili alla Terra. Comunicazione, comunicazione. Unità 1 a 9 chiama 6. Ripeto, unità 1 a 9 chiama 6. Tutte le altre unità sono sotto controllo. I nostri sforzi potrebbero essere vani. Siamo in gara. Una gara che forse non vinceremo. Una gara? Attenzione a tutto il personale. Attacco imminente. Informazioni riportate dall'esterno. Occorre molto tempo prima che riesca un assalto su larga scala. Dobbiamo fare tutte le riparazioni necessarie sulla nostra nave prima che accada. È strano. Con tutte le vostre risorse, non costruite difese più forti? Le nostre difese servono per proteggerci per un po', ma ci troveremmo in grave pericolo se non completeremo le riparazioni in tempo. Comunicazione urgente, sono penetrati nella barriera, ripeto, sono penetrati nella barriera. Le forze nemiche si avvicinano rapidamente. Consiglio di controllo, attirate i campi di forze secondarie, ripeto, attirate i campi di forze secondarie. Vedete? Anche con la nostra tecnologia avanzata non siamo invulnerabili. Le armi atomiche sono per noi primitive, come le clave lo erano per l'uomo. Ma anche l'uomo moderno può essere ucciso da una clava. Ma se siete qui soltanto per le riparazioni, perché vogliono attaccarvi? Nella speranza di procurarsi le nostre armi, la nostra tecnologia avanzata. Per loro è un mezzo di migliorare il modo di vivere, di esaltare la guerra. Sono riuscite ad entrare.
nostro viaggio finisce qui. Ma voi... voi dovete ritornare nel passato, portando con voi il destino dell'uomo. Il destino dell'uomo? Dovete ritornare al vostro tempo. Dire agli altri, dire loro... Sì, continui. Avvisarli. L'arma laser, devono controllarla. Non abbiamo armi laser. Le avrete. E ridurranno la vostra terra a un punto bruciato nello spazio. E il mio popolo... vi aiuterà a ritornare nel vostro tempo-spazio. Dovete andare con loro. Dovete ritornare al vostro... Venite con me. Monitoring, this is Central Control. Stand by that video overload indicator. We're going to try it again. Pronta, Susan. Pronta. Schermo acceso. Speriamo di non essere in ritardo. Non credo, ma non possiamo certo aspettare se vogliamo tirarli fuori di me. Ma cosa ti fa pensare che siano in quel tempo? Tempo, come si dice? Coordinato. Finora non abbiamo avuto nessun segno di loro. Solo questo olocausto futuristico. Sono là fuori, Mr. Dent. Come puoi esserne sicura? Vede, questa immagine viene dal laboratorio. Tutto ciò che vediamo in questo schermo è identico a ciò che il dottor Gordon e gli altri vedono dal laboratorio. Quindi, se questa immagine resta stabile, significa che sono vivi. In linea di massima è così, ma non possiamo sapere se sono ancora nel laboratorio. Dubito molto che siano usciti di là. Il monitor riferisce che c'è stato un cambiamento dal laboratorio nel settore del tempo. Significa che ritorneranno. È un buon auspicio. Ricollocate il selettore al presente e ristabilite il contatto video con la volta del tempo. Il selettore del tempo è posto a zero al minimo di 5.000. Dovremo ritornare fra qualche secondo dopo la partenza. Ho ridotto ogni possibilità di collisione con noi stessi nel tempo. Ce la faremo. Naturalmente ce la faremo e porteremo l'ammonimento di Vela. Non ce la faremo. Perché ne è così sicuro? Beh, non è ovvio, Manning. La guerra è accaduta lo stesso. Non torneremo con l'ammonimento. Forse sì, forse non ci hanno dato retta. A volte la gente non ascolta le cose che potrebbero salvarla. Ma deve esserci qualcosa da fare, almeno tentiamo. Un momento. Karen. Sistema pulsazioni raggio laser avanti. L'indicatore mostra che abbiamo sovraccaricato la potenza del laser. Potrebbe esplodere se non stiamo attenti. Significa che siamo intrappolati qui. No, il nostro laboratorio sarà allontanato e vagheremo senza meta nel tempo e nello spazio come una nave nel mare. Tutto a posto, Doc. Pronti col trasporto. Siamo pronti. D'accordo, Mark. Attivate il trasporto del tempo. Trasporto del tempo attivato. Dovremo ritornare nella volta del tempo tra pochi secondi. Mi chiedo Doc, se... Karen, lo schermo. Qualcosa sta venendo verso di noi velocemente. E qualunque cosa sia, stiamo per entrare in collisione. Il sistema raggio laser sta aumentando di forza.
sta causando una pesante interferenza statica nella ricezione video. Attivare lo stabilizzatore di immagine. Stabilizzatore di immagine attivato. Sembra che stiano ritornando da noi. Già, il monitor conferma. Il selettore del tempo del dottor Gordon è stato collocato di nuovo al presente. Tra quanto li vedremo? Credo sia una questione di secondi, a meno che non ci voglia più tempo a ritornare che ad andare. E come possono calcolare questo? In pochi secondi dalla loro partenza originale. Sono salvi se ritornano entro 24 ore in ogni direzione. Ma non possiamo rischiare di perdere ancora il contatto. Pronti a fermare il tempo del laboratorio quando passeranno al nostro tempo al massimo o al minimo di 24 ore. Sembra che non siano gli unici a viaggiare nel tempo. Traiettoria di collisione. La radio. Forse non funzionerà, ma è la nostra sola speranza. Sono il dottor Manning. Veniamo dall'anno 1968. Stiamo viaggiando nel continuum tempo-spazio in traiettoria diretta con voi. La collisione è imminente. Non possiamo correggere. Passo. Ripeto, la collisione è imminente. Non possiamo correggere. Ci sentite? Per favore, rispondete. Forse possiamo dare un avvertimento senza sovraccaricare il laser. Sistemerò lo scarico al 50%. Più di questo distruggerebbe l'altra astronave e il nostro laser. Preparatevi per lo scarico. Ha funzionato. Lo scarico ha agito come una barriera invisibile. Non ha funzionato. Stanno per schiantarsi, ci uccideranno tutti. Devo fermarli. Stanton, aspetti, è pazzo! Ucciderebbe tutti quelli che sono là fuori! Energia laser dal laboratorio, è troppo. Fermarli è impossibile. Vanno troppo veloci, via i segnali tempo. Sono spariti. Cos'è successo? Dove sono andati? Il rilevatore sta ancora rintracciando il laboratorio, non si sono ancora fermati. Monitor, parla il controllo centrale. Abbiamo stabilito un contatto con il laboratorio quando è passato nel nostro tempo. Il nostro selettore indica che stanno viaggiando lungo il continuum spazio-tempo nel passato. Noi siamo pronti per ristabilire un contatto visuale. Preghiamo verificare la data più vicina. Devono essere completamente fuori controllo. Nessun cambio di velocità, stanno ancora viaggiando. Thank you.
finita, ho superato il massimo potenziale. Venga. 2000 linea. Dei mostri. Sono preistorici. Mark, che cosa dice il selettore di tempo? 1 milione di anni. 1 milione di anni? Avanti Cristo. Vedi, Mark, la posizione resta dove si trovano loro. Io devo avere dei segnali, altrimenti... Il sistema laser, attenti, potrebbe esplodere. Signori, io voglio dare un'occhiata là fuori. Voi fate ciò che volete. Vi farò sapere cosa succede. Torni indietro. Il cavo è instabile. Potrebbe cadere da un momento all'altro. Torni indietro, Stanton. Se ci muoviamo, lui si perderà nel tempo. Grande perdita. Vado a prenderlo. Mark. No, Mark, vado a prenderlo io. La responsabilità è mia. Sono ancora io il capo qui. Ritorni ai pannelli. Controlli che le attrezzature siano tutte al posto giusto. Penso che ce l'abbiamo fatta. Ho riprogrammato i circuiti sul controllo. Vedi qualcosa sul video? Niente sul video. Comunque abbiamo mantenuto un segnale a pulsazioni laser del laboratorio, ma è debole, molto debole. Potrebbe essere causato dalla distanza percorsa? No, ho paura di no. È più probabile che sia un difetto della loro unità, l'energia del laser. Qualcosa di serio? Se è successo qualcosa ci saranno danni. Il laser è la fonte di energia di tutto il laboratorio. È l'unico legame che abbiamo. Il monitor indica che il laboratorio si è fermato. La telemetria del laboratorio indica che i loro sistemi sono deboli. Il cavo potrebbe crollare e il laboratorio spostarsi. Ci puoi dare le coordinate del tempo? No, le hanno lasciate cadere. Dobbiamo localizzare e recuperare il laboratorio. Le condizioni sono piuttosto critiche. Preparatevi ad attivare lo schermo del tempo. Siamo pronti. Schermo attivato. Tenetevi pronti alla spinta di ricezione. Parla il controllo centrale. Stiamo aumentando l'energia di emissione per ottenere una ricezione più chiara dal laboratorio. Voglio sovralimentare gradualmente l'energia. Ci siamo quasi. Ancora un po'. Li abbiamo presi. Cerchiamo di riportarli indietro. Il monitor è a posto, se voi siete tutti pronti. D'accordo, prima le coordinate del tempo. Coordinate del tempo fermate. Colloca il selettore al presente, al massimo o al minimo di 24 ore. Selettore del tempo sistemato. Voglio cercare di riportarlo indietro lentamente. Le abbiamo soltanto per un soffio. Se ci sarà un cambio di posizione nel laboratorio o qui da noi, rovineremo tutti i circuiti. Pronta, Susan? Pronta. Accensione. Mark! Si sta allontanando, dobbiamo resistere. Spegni i circuiti di energia di immissione. Siamo nei guai. Tutti i sistemi sono morti. Non possiamo più fare niente. No, percepiamo ancora il segnale laser dal laboratorio. Sono ancora vivi. Ha ragione, Dave. Guarda qua. Certo, ma potrebbe non essere abbastanza. Per cominciare, la posizione del cavo è instabile. Il laboratorio potrebbe spostarsi da un momento all'altro. Ci vorranno ore prima di poterci ricollegare e tentare ancora. Mark! Mark, cos'è questo? Karen, ho bisogno di un'arma. Tu controlla la potenza del laser. Peggio di ciò che pensavamo. I circuiti hanno avuto un grave danno quando si sono fermati. Dave, il raggio laser. Abbiamo perso il segnale. Monitor, parla il controllo centrale. Abbiamo perso il segnale dal laboratorio. C'è qualche rilevamento? Nessun rilevamento. Il laboratorio è sparito. Ma è impossibile che non ci sia niente da fare. Noi non possiamo lasciarli arenati, persi nel tempo. Non è ancora detta l'ultima parola, non prima che abbia controllato tutti i circuiti. No!
cercato di attaccare il laboratorio. Ho scaricato il laser e l'energia si è frantumata. Mark, che cosa possiamo fare? Guardate! Andiamo verso quella roccia, cerchiamo di seminarla, va! Possiamo nasconderci là. Andiamo. Era vicino. Troppo vicino. Sembra quasi non voglia desistere. Dovremmo solo farlo stancare. Farlo stancare? Cerchiamo di trovare una via di uscita piuttosto. Andiamo. D'accordo. Sono ore che camminiamo. Sì. Eravamo persi quando siamo entrati qui. E lei, Manning, ci ha davvero ingannati. Siamo arrivati più in profondità. Stanton, se non fosse stato per lei, a quest'ora saremmo nel nostro tempo. Mark, Karen, venite qui, svelti. Cosa pensi di questo affioramento? Se non fosse per la dimensione, direi che è uno smeraldo. Uno smeraldo gigantesco. Ho capito. E questo? Un diamante. Ma non possono essere veri. Invece sì. Sai cosa significa? È che siamo ricchi. No, niente affatto, Stanton. Queste pietre non valgono nulla per noi se non troviamo un rubino. Un rubino di forma e peso simili a quello frantumato nell'unità a laser. Andiamo. Niente di così bello, di così maestoso. Speriamo di trovare il rubino. This crater must be a lava pit. Intense heat and pressure. Hanno formato tutte queste gemme. Questa caverna deve essere il centro di un vulcano. Stia attento, Stanton. So cosa sto facendo. Lei prenda quello che vuole, io prendo ciò che voglio. Si allontani da lì. Ascolti, dottor Gordon, lei non deve darmi ordini. Non è la sua spedizione. È stato un incidente. Un incidente in cui ho investito il mio denaro. Perciò faccio tutto quello che voglio. Vai, Max. Si allontani da lì prima che la nave arrivi in alto.
dobbiamo restare insieme. Andiamo, Karen, non possiamo lasciar fuggire Stan. Aspetta! Ci siamo quasi. Siamo vicini. Se aumentassimo l'immissione di energia in parecchi punti, forse riusciremo ad avere la ricezione. Sì, ma non credo che questi circuiti sopporteranno di più. Guardate, il segnale laser! Aspetta un attimo. Il monitor segnala che hanno ripreso l'attività con il laboratorio. Si sta muovendo. In che direzione? Indietro, in rotta costante, verso il presente. Aumentate l'emissione di energia del video e lo stabilizzatore di immagini. È meglio incrociare le dita. Speriamo di non avere sovraccarico. Susan, preparati per fermare il tempo. Sono pronte. Chiusure attivate. Parla il dottor Manning. Veniamo dall'anno 1968. Stiamo viaggiando nel continuum tempo-spazio in traiettoria diretta con voi. La collisione è imminente. Non ha funzionato. Stanno per schiantarsi. Ci uccideranno tutti. Devo fermarli. Aspetti, lei è pazzo. Ucciderebbe tutti quelli che stanno là fuori. Eh? Era quello il laboratorio? Non può essere. Riceviamo ancora il segnale laser del laboratorio. Ma allora che cos'era?
non lo so. Il monitor conferma che non era il laboratorio. Stanno raccogliendo il suo rilevamento. Il laboratorio è stazionato nella sua posizione originale nel passato. La telemetria indica che i loro sistemi funzionano. Possono muoversi da un momento all'altro. È meglio controllare subito. Potrebbero ritentare il trasporto. Dave, il sistema di chiusura del tempo non va. Come quando siamo arrivati. Mark, è impossibile. Niente è impossibile. Stanton deve essere tornato sui suoi passi, forse distruggendosi. Ho la sensazione che dovremmo attivare il trasporto del tempo mentre tutto funziona ancora. Ma potrebbe accaderci la stessa cosa. È un rischio che dobbiamo correre. Sistemerò il selettore in modo che ci possa riportare al nostro tempo. Per il massimo di quanti secondi? 30 secondi più il tempo di partenza. Ecco di nuovo. Si stanno muovendo. Controllate tutti i sistemi, eccetto la chiusura del... E se passano di nuovo il limite? Ditemi, c'è un modo per poterli fermare. Devono colpire il segnale del tempo da solo. In aumento il raggio laser. Dovrebbero passare entro pochi secondi. Ha funzionato. Hanno colpito il segnale del tempo. Sì, ma non si sono fermati. Si allontanano ancora oltre il segno delle 24 ore. Cos'è, Mark? Questo strano silenzio. Sbrighiamoci, abbiamo superato la chiusura del tempo. I nostri calcoli non erano sufficientemente esatti. Siamo ritornati troppo indietro nel tempo. Ma perché? Perché non si muovono? Abbiamo spezzato il corso del tempo. Siamo in un mondo esistente in un'altra dimensione. Un mondo parallelo. Guarda, si muovono, ma tanto lentamente che è appena percettibile. Noi ci muoviamo a un corso di tempo così accelerato che per loro non siamo altro che ombre. È possibile che esistano due di noi? Presto o tardi il tempo ci raggiungerà. Raggiungerà noi e loro. Cosa potrebbe accadere? Due oggetti solidi non possono occupare lo spazio di uno. Non so cosa potrebbe accadere. Esploderemo, imploderemo. Ad ogni modo cesseremo di esistere. Ci sarà pure un modo per uscirne. C'è un cambiamento. Che cosa? Nel laboratorio del tempo. Ma perché? Cos'è? Non so che cos'è, ma è la nostra sola possibilità e dobbiamo sfruttarla. Dottore, tu a dimostrarci di poter guardare nel futuro adesso? No, non ancora. Bene, signori. Prenderò in considerazione la vostra richiesta di fondi, ma devo avvisarvi che se non dimostrerete qualcosa entro 24 ore, sarò costretto a chiudere questo settore e a trasformarlo in sviluppo delle armi. Possiamo provare soltanto un'altra cosa, accelerare il ciclo del raggio laser. Mark, non abbiamo mai portato l'attrezzatura a tale velocità. È un rischio, ma dobbiamo correrlo. Aspetti, Manny. Non ha nessuna autorità di prendere una decisione come questa. Il dottor Gordon è a capo di questo progetto. Potrebbe rovinare la consistenza del laser. E saremo licenziati. Ma se non facciamo funzionare questo maledetto attrezzo, saremo licenziati lo stesso. Molto bene. Allora proveremo. Cosa segnala? Non lo so. Posso ancora accelerare, ma l'ago si è fermato in cima all'indicatore e non è possibile capire quale sia la nostra velocità. È meglio decelerare. No, aspetta. Potrebbero essere le calibrazioni del trasporto di tempo. Potrebbero essere chiuse. Cerca di spostare avanti il trasporto.
Aspettate un attimo, voglio aprire completamente il ciclotone. No, non farlo, Marco. Un'altra terra, un altro tempo. Chi può dirlo? Forse saremo Adamo ed Eva di un nuovo mondo da affrontare.